Parliamo dunque oggi di un canto dell'inferno memorabile, notissimo anche nella cultura meno specializzata, il cosiddetto canto di Ulisse, il 26esimo dell'inferno, appunto, che costituisce per molte ragioni un bel problema filosofico, a mio modo di vedere. Diciamo in apertura perché. Prima di entrare nel dettaglio. E credo che non sia una percezione soggettiva quella per cui giganteggia la figura di Ulisse nel dialogo che si svolge e soprattutto nella orazione che egli pronuncia, contenente a sua volta la orazione picciola che ha rivolto ai suoi compagni di viaggio. Giganteggia Ulisse, nonostante si trovi nell'inferno, in una collocazione particolarmente sgradevole, nel cerchio ottavo, nella bolgia ottava, consiglieri fraudolenti, addirittura viene spiegato brevemente da Virgilio perché lui sta lì dentro e l'inganno del cavallo. È una delle due ragioni fondamentali, l'altra è la trappola tesa, molto sgradevole peraltro, che ha condotto alla cattura di una figlia di Priamo, ma dal cavallo è discesa la gentile razza dei Romani, quindi anche quell'inganno poi alla fine ha avuto un effetto positivo, si potrebbe dire, vista la centralità per Dante della vicenda romana, della storia di Roma, del ruolo di Roma, eccetera. Ma è strano questo singolare fenomeno? No, perché viene preparato all'inizio del canto, dopo l'invettiva contro Firenze che fa da avvio del canto stesso, viene preparato da una singolare descrizione della tensione fortissima che ha Dante verso il personaggio che sta per mettere in scena. I versi iniziali, dopo l'invettiva, ripeto, antifiorentina, sono quasi la descrizione di una scalata in montagna. Lui deve fare contemporaneamente uso di mani e piedi per non cascare, tra queste rocce, ardue da percorrere e intravede, vede queste fiamme, questi fuochi, che sono il luogo di pena dei dannati di quel cerchio, di quella bolgia, e si protende in particolare verso di essi, tanto da rischiare di cascare, come egli dice. Virgilio capisce che lui è proteso a interloquire con alcuni, con uno in particolare dei dannati di questo cerchio. E gli dichiara di aver capito anche perché gli sia così proteso. Dante lo prega in un modo straordinariamente pressante. Priego e ripriego, sì che il mio priego valga più di mille. Quindi è una forma, direi, quasi assillante con cui Dante si rivolge a Virgilio perché gli consenta di dialogare con quel dannato, che poi è Ulisse, che sta per avvicinarsi. Virgilio comprende questa sua straordinaria propensione verso questo personaggio e però gli dice una cosa curiosa, gli dice, è curiosa per noi naturalmente, che deve tacere, non deve interloquire lui, guardati bene dall'apostrofarlo direttamente e lascia parlare me, perché gli dice se il questo personaggio greco, loro sono greci, precisa, ascolterà la tua voce, non sarà affatto invogliato a risponderti. I critici si sono sempre interrogati sul perché questa singolare affermazione. E la risposta, diciamo, più ragionevole, in realtà, ci riconduce al tema del culto, per così dire, dell'enfasi straordinaria che Dante pone intorno al primato della cultura greca, a lui non nota peraltro direttamente, ma attraverso testi tradotti
traduzioni latine di Aristotele, tutto quello che sappiamo della conoscenza indiretta del mondo greco da parte di Dante, ma al tempo stesso della sua convinzione del primato assoluto di quel mondo anche rispetto al mondo romano che ne è stato il tramite. Dopodiché dà la parola a Virgilio, il quale si rivolge alla fiamma biforcuta, ma si rivolge in realtà sostanzialmente direttamente a Ulisse, in maniera quanto mai deferente. È stato notato che l'avvio delle parole con cui Virgilio si rivolge a Ulisse, se ho dei meriti nei tuoi confronti, nel senso che nel mio poema ho parlato di voi eroi, allora ascolta la domanda che ti sto per formulare. E sono le stesse parole, montate in italiano, del discorso che Didone fa nel quarto dell'Eneide, discorso peraltro quanto mai triste, si bene quid de te merui, rimprovero in certo senso. E, curioso questo fatto che Virgilio abbia rispetto a Ulisse un atteggiamento così deferente, tanto da invocare i meriti che egli ha verso Ulisse come strumento per indurlo a parlare. E anche questo conferma quel che dicevamo prima, cioè l'idea di un primato indiscusso del mondo greco, della cultura greca, rispetto a tutto quello che è venuto dopo, sì che lo stesso Virgilio, la cui centralità nel poema è ben nota, ha un atteggiamento verso Ulisse che comporta un senso di sostanziale inferiorità, subalternità rispetto a quel mondo. Questo ci porta ad un'altra questione che credo sia giusto mettere in luce prima di entrare nel merito della vicenda concreta del viaggio di Ulisse senza ritorno, e cioè il posto riservato al mondo classico pagano, che non ebbe la fede cristiana, nella topografia infernale. Mi riferisco al castello che all'interno del limbo racchiude gli spiriti magni. In questo castello, che è un luogo di beatitudine, un luogo sereno, no? Un luogo nel quale si aggirano questi spiriti magni, certo essi continuano ad avere il dolore di desiderare la vera fede, però non possono raggiungerla, conseguirla, però non sono equiparati agli altri, diciamo, abitanti il limbo, che già è un luogo abbastanza diverso dall'inferno vero e proprio. Quindi c'è una collocazione che si spiega alla luce di un tema su cui Dante si arrovella, e cioè la elevata condotta morale, l'elevata qualità intellettuale, i grandi meriti di personaggi del mondo antico che non conobbero la fede cristiana, perché dovrebbe comportare la loro dannazione? E quindi, problema filosofico, l'etica è scissa, non necessariamente subalterna della fede. Il bene agire non basta, questa è una delle formule alle quali Dante approda ad un certo punto della sua riflessione, però comporta il quadro che egli fornisce del mondo antico precristiano delle eccezioni molto singolari e anche delle situazioni divertenti, no? Quella da lui indicata in un passo celebre del Canto del Paradiso in cui c'è Stazio, cioè Giovenale approda nel limbo e ha riferito a Virgilio che Stazio è andato in purgatorio e Stazio ha chiesto che destino hanno avuto gli altri grandi della letteratura romana. E Virgilio in questo è un privilegiato, potremmo dire ancora più di Catone, no? Catone è il guardiano del purgatorio, quindi non sta nel castello del limbo, è alle porte del purgatorio. Virgilio addirittura
percorre in lungo e in largo non soltanto l'inferno, come ben sappiamo, ma anche il purgatorio e arriva alle porte del paradiso. Stazio sostiene di essersi convertito cripticamente al cristianesimo leggendo e studiando la quarta ecloga, quindi egli stesso è diventato un catecumeno, potremmo dire. Sì che la sua collocazione è in purgatorio, quindi egli ha speranza prima o poi di addirittura di procedere oltre. E sono una serie di forti incrinature della condanna complessiva degli spiriti magni del mondo antico. Quindi il vero problema che Dante si pone è quello del come spiegare la condanna di gente che ha agito in maniera eccellente sul piano etico, oltre che sul piano intellettuale. E le parole che a un certo punto Ulisse pronuncia in quel discorso, famosissimo, la più nota delle formulazioni potrebbe essere ricordatevi della vostra semenza, che è un'espressione cavata tutto sommato da frasi aristoteliche, ma che riguardano addirittura i principi primi. Voi esseri umani, ricordatevi della vostra semenza, nati non foste a vivere come bruti, a perseguire virtute e conoscenza. Allora, tutto questo significa che virtù e conoscenza hanno un peso tale da compensare la mancanza della fede, non in Ulisse naturalmente, ma negli spiriti magni che hanno seguito virtute e conoscenza. Insomma, se, come talvolta mi accade di dire, Dante può essere definito eretico rispetto ai dogmi della Chiesa, forse è eccessivo, ma certamente il suo tormento intellettuale mette in crisi le chiusure drastiche, le cesure drastiche della condanna, della separazione insanabile fra mondo classico e mondo cristiano. Tutta la sua opera è un ponte fra queste due realtà. E questo potrebbe anche richiamarci ad un altro aspetto del destino di Dante alle prese con la dommatica, cioè il fatto che certe formulazioni, compresa l'invenzione del limbo, che è stata caldeggiata, potremmo dire, da Tommaso d'Aquino, stanno a indicare che per l'impostazione intellettuale e teologica di Dante, questa strettoia è troppo angusta e va messa in discussione. Lui è stato messo all'indice, come sappiamo, per il trattato sulla monarchia ed è stato sdoganato da Paolo VI nel 1965, curioso destino quello di Dante. Però, ecco, mi piace ricordare. Lo stesso Paolo VI attuò, diciamo, una scena memorabile nel Battistero di Firenze quando depose una corona su una copia della Divina Commedia e pronunciò quel suo testo elevatissimo in latino, nel quale però c'è una frase, quasi un dialogo con Dante. Ammette che egli ha avuto accessi polemici contro papi colpevoli nella sua opera, e questo, dice Paolo VI, era dovuto all'esacerbazione del suo animo per quello che aveva patito. Fermo restando, però, soggiunge il pontefice romano, così intellettualmente sofferto come era Paolo VI, egli Dante si è arrogato nel poema un compito che non gli spetta, cioè quello di stabilire chi è dannato e chi non, chi si è salvato e chi non. Si è dato un compito inerente ai doveri del Padre Eterno, quindi ha fatto un gesto abbastanza arrogante. Questo non giustifica naturalmente una condanna, ma certamente descrive l'imbarazzo ancora di un pontefice intellettuale straordinariamente acuto come Paolo VI di fronte all'audacia strepitosa del poema dantesco che fuoriesce, diciamo così, dall'ortodossia per ogni dove. E dunque veniamo alla questione più specifica di che cosa viene raccontato quando finalmente
uno dei due corni della fiamma antica, come dice il testo del canto, risponde alla domanda che Virgilio gli ha posto. E la domanda era perché si è posto in mare, com'è finita, insomma, la sua avventura umana. E Ulisse comincia il suo racconto con un'affermazione che ci colpisce non poco. Quando mi dipartii da Circe, che sottrasse me più di un anno là presso a Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, quindi Ulisse conosce anche l'Eneide, diciamo. Questo ce lo rende più simpatico, perché è un riferimento a un passo dell'Eneide, il fatto che Gaeta prenda nome su iniziativa di Enea. Prima che sia Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pieta del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore ch'io ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Ora, ma mi si mette per l'alto mare aperto. Quindi il lettore attento apprende da questa impostazione che Ulisse dà che lui a Itaca non è tornato per niente. Mentre vabbè, Ulisse non conosce l'Odissea, conosce però autori che vi alludono in maniera più o meno esplicita. C'è anche un passo di Cicerone al quale lui certamente fa capo e che ha sovrainterpretato. Cicerone allude chiaramente in quel passo del De Officiis al fatto che Ulisse non ha sopportato la vita inerte che ad Itaca lo attende, la moglie, i figli, eccetera, e ha voluto ritentare l'avventura. Dante interpreta in maniera molto singolare ma molto affascinante quello stimolo che ha colto probabilmente nel passo ciceroniano e sostiene che l'iniziativa di mettersi alla ricerca del nuovo mondo, del mondo senza gente, lui l'ha presa, convincendo i suoi compagni a fare altrettanto, a seguirlo, quando ha lasciato Circe, quindi dal luogo non sempre identificato in modo univoco, comunque italico, dove Circe lo ha trattenuto per un anno, lui si è mosso direttamente verso l'iniziativa, diciamo, di grande esploratore dell'ignoto. Né dolcezza di figlio, né la pieta del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta. E la decisione che lui prende è quella di tentare, tra l'altro colpisce il fatto che immagini Dante che lui quando parte dalla sede, dal luogo dove Circe lo ha trattenuto, abbia con sé uno stuolo di compagni, il che non è nel racconto omerico che noi conosciamo, ma questo fa parte ovviamente del diritto di Dante a crearsi un viaggio di Ulisse, crearsi un viaggio di Ulisse di cui ci fornisce anche le indicazioni geografiche con una precisione che merita di essere qui ricordata e descrive la traversata del Mediterraneo occidentale dopo aver precisato che i pochi uomini, la compagna picciola con cui si è avventurato, stanno tutti su un solo legno, su una sola navicella. L'un lito e l'altro vidi, infin la Spagna, fin nel Marocco e l'isola dei Sardi e le altre, quindi Baleari, eccetera, che quel mare intorno bagna. Quindi l'un lito e l'altro, la sua idea è appunto di una navigazione tale che via via che si avvicina alle colonne d'Ercole è in grado di scorgere entrambe le sponde del Mediterraneo. Io e i compagni, e
eravamo vecchi e tardi. Curiosa idea, ma straordinariamente efficace, questa di un Odisseo, di un Ulisse diventato vecchio. Nell'Odissea, quando lui rientra, è un guerriero tremendo, omicida, non dà normalmente l'impressione della senescenza. E anche i suoi compagni vengono invecchiati rapidamente per creare l'immagine fortissima ed efficacissima di questi vegliardi assetati di conoscenza, che vanno incontro alla morte in funzione di essa, per amore di essa, per devozione verso la conoscenza. Io e i miei compagni eravamo vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta, appunto Gibilterra, dove Ercole segnò i suoi riguardi, a ciò che l'uomo più oltre non si metta. E già questo verso è significativo della questione intorno alla quale ruota il canto. C'è un divieto di conoscenza. Non è che il mondo oltre le colonne d'Ercole, senza gente, non esiste. Quel mondo c'è, però è vietato vederlo, andarlo a cercare, andarlo a visitare direttamente. Quindi le colonne, quei riguardi furono segnati a ciò che l'uomo più oltre non si metta. In realtà nella letteratura antica, sia greca, geografica, sia latina, letteraria, Seneca soprattutto, ma anche Ovidio, non c'è il concetto del divieto di varcare quella strettoia. Qui interferisce un concetto che poi riprenderemo meglio riflettendo su questi versi, che della teologia cristiana, che cioè la ricerca di un mondo diverso dal nostro, probabilmente non toccato dalla grazia e comunque precluso perché ci sono le colonne d'Ercole, è cosa vietata. Non è nel pensiero antico questo concetto, è un pensiero cristiano che viene qui compattato con l'indicazione geografica delle colonne d'Ercole, dove Ercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si metta, ma Ercole certo non aveva questo intendimento. Dalla man destra mi lasciai Sibilia e dall'altra già m'aveva lasciata Setta, cioè Seuta, cioè evidentemente hanno superato le colonne, e qui la celebre orazione picciola che Ulisse rivolge ai compagni. O frati, dissi che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi, che è del rimanente, cioè siamo in vimine mortis, è l'ultima tappa della nostra esistenza. Mi avete seguito sino qui attraverso un'infinità di pericoli, quindi l'idea indiretta di tutto ciò che l'Odissea racconta è pur presente in questo passo. Siete giunti a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi, che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente, cioè l'ultima ricerca alla quale li chiama, li convoca, li stimola, e spingendosi in direzione contraria al sole, di retro al sol, quindi in direzione occidentale, toccare con mano, fare l'esperienza del mondo senza gente. Insisto su questo punto, mentre la posizione ufficiale, potremmo dire dogmatica, è non esiste un altro mondo oltre le colonne, perché l'unico mondo che ha visto l'apparizione di Cristo, la salvezza dell'umanità grazie a lui e al suo sacrificio, è quello al di qua delle colonne. Quindi quel mondo senza gente è un disturbo, ove uno ne creda l'esistenza, ne ammetta l'esistenza, rispetto alla coerenza della dogmatica cristiana. Ma invece qui Ulisse, che parla, e parla se vogliamo a nome di Dante, non mette in dubbio questo, sa che c'è il mondo senza gente e quindi induce con questo discorso appassionato, che si conclude con la celebre formulazione
considerate la vostra semenza, eccetera, eccetera, quello che abbiamo letto prima, siamo nati per seguire virtù e conoscenza, l'immobilità, i miei compagni, feci io, si aguti con questa orazione picciola al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti. Quindi un gruppo umano tutto quanto proteso alla conoscenza. È inutile sottolineare quello che mi sembra evidente, che cioè c'è una vera e propria ammirazione di Dante verso questo eroico manipolo di scienziati o di potenziali scienziati, che sono talmente presi da questa suggestione, da questa argomentazione, ricordatevi la vostra semenza, che non stanno fermi più, non li trattiene più nessuno, che poscia, appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, quindi sempre più si muovono verso occidente, dei remi facemmo ali al folle volo, cioè i remi diventano quasi ali, tale è la velocità, sempre acquistando dal lato mancino. Quindi superata Gibilterra, superata le colonne d'Ercole, virano verso sud-ovest. E questo è un punto sul quale si può discutere a lungo, e Dante è abbastanza cauto nel definire esattamente la direzione di marcia. Che si tengano sul lato mancino è ovvio in realtà, perché tutta l'antichità, ma anche dopo, si naviga sotto costa, quindi il fatto che si muovano sostanzialmente non discostandosi troppo dalla costa africana oltre le colonne è inerente alla tecnica della navigazione, non è una scelta particolarmente originale o comunque intenzionale, è quello che un navigatore esperto fa, si tiene sotto costa. Noi abbiamo un testo straordinario e anche abbastanza inquietante, il cosiddetto Periplo di Annone, che è un testo geografico di poche pagine, che si ritiene un po' fantasiosamente che sia la traduzione in greco di un testo in lingua punica cartaginese, appunto dovuto a questo sovrano cartaginese di epoca assai risalente, Annone, che avrebbe raggiunto l'equatore, secondo il racconto di questo testo geografico romanzesco, in realtà, a mio modo di vedere, navigando, acquistando sul lato mancino anche lui, arriva all'equatore dove trova le donne scimmia che si arrampicano sugli alberi, loro ne acciuffano una, la scorticano, cose abbastanza truci, ma anche in quel caso la navigazione segue questa linea ovvia di tenere dal lato mancino. E nei versi successivi il dato più importante è quello cronologico. Dopo aver detto che navigare in quel modo comporta che si vedano le stelle dell'emisfero australe e sempre meno la stella polare, la notte vedea le stelle già dell'altro polo e il nostro, cioè la stella polare, tanto basso che non sorgea fuori del marin suolo, al di sopra del livello del mare. Dopo aver detto questo, c'è un dato cronologico importante: 5 volte era acceso e tante casso lo lume era di sotto della luna, poi che entrati eravamo nell'alto passo, quando m'apparve una montagna bruna. E cosa vuol dire questo? Che sono 5 lunazioni sono passate, 5 volte era acceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna, e 5 lunazioni sono poco meno di 5 mesi, quindi è immaginata una navigazione abbastanza lunga, perché Dante immagina una distanza considerevole, quando ecco che appare la montagna bruna, bruna per la distanza, quindi la vedono da lontano, la vedono appunto nera, e parve mi alta tanto quanto veduta non avea alcuna, ed è la montagna del Purgatorio.
Ma per Dante c'è un problema. Ciò che vede Ulisse e crede di vedere è ciò che il narratore, che è onnisciente, come ovvio il narratore debba essere, sa invece essere quella montagna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che dalla nuova terra, lui chiama nuova terra quella montagna, un turbo nacque e percosse del legno il primo canto, cioè la prua. Tre volte la nave gira su se stessa, la quarta levarla poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque, quindi un volere divino che ha imposto il naufragio prima che loro si avvicinino ulteriormente a questa nuova terra, infinché il mar fu sovra noi richiuso. Conclusione appunto drammatica e icastica al tempo stesso di un canto straordinario, un punto alto di tutto il poema. Ma io voglio insistere e attrarre l'attenzione su questa ambiguità. La montagna altissima che produce qualcosa che determina il naufragio e questo avviene per volere divino. Se la navigazione è andata agli antipodi, la montagna del Purgatorio è agli antipodi di Gerusalemme, non può che essere la montagna del Purgatorio. Ma per l'osservatore Ulisse e per i suoi uomini quella è la nuova terra. Loro ritengono di averla intravista e Dante a questo punto parla attraverso la bocca di Ulisse, ma è lui che parla. E dice che della nuova terra un turbo nacque. Ora la nuova terra è la terra senza gente. Insomma, il punto delicato, mio modo di vedere, di questo testo eccellente da ogni punto di vista, è che Dante apre seriamente alla possibilità, se potremmo dire persino certezza, che la terra senza gente esista, ma non è il primo a pensare. Le fonti che lui conosce lo dicono chiaramente, la fonte più esplicita in tal senso è una lettera di Seneca a Lucilio che lui conosce certamente anche perché parla di quelle lettere nel convivio più volte. Ma è il primo dei cristiani ad avere questa intuizione, questo dubbio? Direi di no. Direi di no, perché, e qui il testo che viene in taglio non è soltanto la traduzione latina di Aristotele, in cui questo tema è ben presente, ma è la prima lettera di Clemente Romano. Prima lettera di Clemente Romano, noi l'abbiamo e ne abbiamo un riassunto molto ben criticamente congegnato di un lettore sublime che almeno io definisco tale affettuosamente, cioè il patriarca Fozio, il quale nella sua opera che noi siamo soliti chiamare Biblioteca, dedica molta attenzione al testo di Clemente, a questa lettera in particolare. E Fozio, che è un patriarca della Chiesa, ha avuto qualche problema con la Chiesa d'Occidente, ma è un patriarca per la Chiesa d'Oriente, è un santo, quindi è San Fozio. Ha un problema che pone in questi termini. È da considerarsi spuria questa lettera di Clemente perché parla del mondo della terra al di là delle colonne d'Ercole e addirittura parla della Fenice che risorge. Fozio non si esprime in direzione della falsità di quel testo. Prende atto che Clemente, pontefice romano, ammette l'esistenza della terra al di là delle colonne d'Ercole. Ora, questo testo di Fozio, che è un testo importantissimo anche per la storia della scienza, non soltanto per la storia della dottrina cristiana, è molto piaciuto a un gigante del pensiero, mi riferisco a Leibniz. Leibniz era un lettore attentissimo di Fozio, era un lettore di ogni tipo di opera bibliografica. Gli piacevano anche gli indici dei libri proibiti, giustamente perché diceva che erano delle bibliografie meravigliose.
specie quelli spagnoli, che sono ricchissimi di dati concreti. E riflette su quel capitolo della Biblioteca Foziana dicendo: ma Fozio ha perfettamente ragione a non condannare come inautentica quell'opera di Clemente Romano, di Clemente Pontefice Romano. Perché, dice Leibniz, che è uomo piissimo, no? Pensiamo alla teodicea leibniziana, non si può negare la sua profonda fede nella giustizia di Dio e quindi nel mondo che è il migliore dei mondi possibili, grazie alla saggezza e alla giustizia divina, dice con molto acume: ma ha fatto bene Fozio ad esprimersi in quel modo. Perché? Ma perché la scienza ha un suo cammino che non è condizionato dalla dommatica. La dommatica cristiana è legata al tempo, alle conoscenze del tempo, ma poi esse vengono superate, queste conoscenze, dal progresso della scienza. Quindi ben fanno quegli uomini di fede i quali non compromettono la fede abbracciando tesi scientifiche caduche. In questo potremmo dire Dante ha un posto di rilievo come campione della libertà di pensiero, campione della indipendenza dell'etica rispetto alla fede, per quanto tante volte egli abbia cercato di affermare il contrario.